Gomma piuma è il titolo del disco perché mi sembrava essere una parola che potesse raccogliere tutte queste canzoni, in quanto la funzione di queste canzoni è stata quella di assorbire la mia attenzione, di attutire il colpo di un periodo molto duro. È il mio profilo migliore. Per me questo lavoro racconta il periodo che ho vissuto, racconta quello che mi è passato per la testa in questo anno e mezzo in cui l'ho scritto. Sì, credo che sia una sintesi dei miei pensieri. Passato a soffiare sul vento. Il fatto di fare di rendere la traccia strumentale la title track, quindi quella che dà il nome al disco, mi dà la libertà di non legare il significato di un disco al significato di un pezzo che ha un certo testo e una certa storia e determinate parole al suo interno, ma mi dà la libertà di poter scegliere il concetto che preferisco. La collaborazione con Elisa nasce dal fatto che ci siamo scritti per un lungo periodo e dovevamo incontrarci nel marzo del 2020, poi non siamo riusciti a incontrarci ovviamente in quel periodo. Nel frattempo, per portarmi avanti, ho scritto questo pezzo pensandolo o per me o per lei, insomma, o per entrambi. Alla fine abbiamo optato per quest'ultima via e l'abbiamo cantato insieme.